Dall'analisi statistica dei bimestre gennaio-febbraio 2012, gennaio-febbraio 2013 c'è un calo generalizzato di tutti i delitti, anche dei furti. L'unico dato positivo purtroppo è la lieve crescita dei furti in abitazione, sia in città che in provincia, intorno al 7%. Da qui abbiamo analizzato alcuni casi, abbiamo notato che i ladri purtroppo spesso e volentieri approfittano della buona fede delle persone che con delle leggerezze li agevolano nella loro attività. C'è chi lascia la chiave nella toppa, chi lascia la macchina aperta con il telecomando del cancello automatico e le chiavi inserite nel quadro, quindi costoro senza fare infrazione riescono con molta facilità e in pochissimo tempo, sappiamo che un furto in abitazione non dura più 2 minuti, a riuscire a mettere a segno un colpo perché hanno fatto leva su queste leggerezze delle persone comuni. Allora, proprio per rinsaldare il rapporto di fiducia e di collaborazione che c'è tra l'arma dei carabinieri e la gente, abbiamo deciso di creare questo piccolo vademecum, che è una serie di consigli semplici ma e di buon senso, con cui chiediamo alle persone, nel dubbio, di chiamarci e comunque di adottare dei piccoli accorgimenti a costo praticamente zero, quindi attivare il collegamento con le nostre centrali operative, di parlare col vicino quando si assentano in modo da fargli recuperare la corrispondenza, oppure di dare subito l'allarme se dovesse avere una situazione anomala, non lasciare avvisi sui propri bacheche o post sui social network in cui si dice a chiunque, quindi in maniera visibile, che per un certo periodo di tempo si sarà fuori casa. Se ci si allontana da casa nel pomeriggio o anche per un piccole compere di mezz'ora, un'ora, inserire comunque l'antifurto, non affidarsi al fatto, vabbè, tanto torno subito, perché quella piccola leggerezza spesso può costare caro.